Perché impianti sportivi? Perché se vogliamo realizzare, come si sta tanto dicendo in questi giorni, la militarizzazione del territorio tramite lo sport e la cultura, i ragazzi del territorio devono poter usare le scuole, devono poterle usare più a lungo, oltre l'orario di una scuola media che in genere ahimè finisce verso le 13, le 14. Quindi impianti sportivi messi a norma, nuovi, consentono un'apertura della scuola come presidi territoriali. Dopo 12 anni di inagibilità, finalmente la palestra del plesso console di scuola secondaria di primo grado in via Nuova Agnano viene restituita agli alunni e al territorio per le attività sportive curriculari ed extracurriculari. Era dal 2003 che non veniva più utilizzata ed ora è stata ristrutturata e riqualificata grazie al finanziamento del PON FESR Asse 2 Obiettivo C ed è diventata un luogo moderno, efficiente e sicuro con servizi igienici a norma, spogliatoi per gli alunni e per i docenti, campo per la pallavolo e la pallacanestro e segnaletica di sicurezza, oltre a nuove porte di emergenza e finestre nell'atrio della scuola. È un ulteriore risultato conseguito con un utilizzo corretto dei fondi. Stiamo facendo tantissimo per le scuole con un lavoro di squadra e questa è una palestra consegnata non solo alla scuola ma a tutto il territorio.